quello che accade a Lecce è una festa della democrazia, perché Forza Italia esce da questo congresso molto rafforzato. Una elezione di un segretario per acclamazione, che è il capogruppo alla regione, un parlamentare, l'onorevole Andrea Caroppo, che ha ben lavorato e adesso occupa un ruolo importante a livello nazionale, che è responsabile del Dipartimento dei Trasporti di Forza Italia, e ingressi importanti a Lecce, a cominciare dall'ultimo, che è il primo dei non eletti della lista contro la Regione Puglia, che è Antonio Laone. Una nuova direzione, coordinamento della città di Lecce affidato ad una persona nota, bella presenza, che è l'avvocato Alessia Ferreri, e una classe dirigente fatta di giovani, donne, signores, che sono veramente entusiasti. Il lavoro diventa meno difficile quando c'è tanto entusiasmo, ci sono tante persone che si vogliono impegnare, ci sono tanti amministratori locali che hanno deciso di sposare il progetto di Forza Italia e continueranno a farlo, quindi sono molto fiducioso per il futuro, e certamente in questi 28 comuni andando al voto saremo protagonisti in diversi comuni anche con i nostri candidati sindaco, e mi auguro insomma che anche l'Europa e Forza Italia in provincia ci faccia un risultato considerevole. Dobbiamo dire che questo è anche merito di Mauro, dell'onorevole Dattis, che è riuscito di nuovo a darmi questa voglia di fare su questo territorio, tornando alle mie origini, diciamo, perché io fondamentalmente per me oggi questo è un ritorno a casa, perché io credo di essere stato uno dei primi che aderì con Forza Italia quando nel 94 il grande Silvio scese in campo, e quindi da allora poi io ho sempre creduto nelle idee che Silvio ha messo in campo, però poi purtroppo per varie vicissitudini sono stato in altre collocazioni, insomma. Oggi sono di nuovo qua, si sono create le condizioni per farlo, e per cui sono molto contento di essere qua. Come gruppo sul territorio siamo sempre presenti nel sociale e cerchiamo sempre di dare una mano, ed ecco perché forse probabilmente i nostri risultati elettorali sono sempre stati risultati eccezionali.